al telefono. Stiamo chiamando. Chi stiamo chiamando, Nino? Il professore. C'è? Ma chi è? Massimo professore? Ma chi è? Non lo so, l'hai chiamato tu? Hai chiamato un centralino? Avete chiamato un centralino gay? Ma io volevo professore, ma chi ci chiamate? Scusate. Professore, non fare il milanese che alle 6 ti devi alzare. Qua tutti quanti ci alziamo, anche nel profondo sud dove stiamo. Ma noi non abbiamo la nebbia. Ma noi non abbiamo la nebbia. Ma che c'entra, no, la noi nebbia? Non abbiamo Milano. Ah, Milano. Ma che stai dicendo? Noi non abbiamo il settentrione. Non abbiamo il settentrione. Perché tu sei cessionista? Cessionista sarà lei. No, sto chiedendo. No, lei no, secessionista. No, mi scusi, Senti. Professore, lei è per la secessione? Lei è secesso? Sì, sono decesso. Ah. No, decesso, secesso. Cioè, è pro per la secessione, mi sono espresso male, chiedo scusa. Sì, abbiamo decesso o secesso. Il problema è che non trovo la canticina, sto sporcando tutto l'appartamento qui. Lo so, professore, io so della sua passione per il sushi a Milano. Lei è un appassionato di sushi. Certi sushi, lei sushi so, sushi dopo da masnea. Certi sushiate. Non bisogna qualcuno che sushi, perché se non sushi ci vuole lo stimolo. È come quello lì col ditino sotto al Susciadora. Un attimo, ho trovato la sciasciadora. Un attimo. E io suscierei tanto. A prescindere da tutto, non so com'è il professore, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente va bene così. Noi professor, siamo in seduta piritica. Pronto? Mettilo qua. Spirito particolare. Sì, spirito. Prima il vino, adesso gli alcolici pesanti. Spirito libero. Spirito. Professor, comunque ci rallegriamo perché siamo in collegamento audio e quindi non arriva l'odore. Arriva. Professor, ci sono degli epigoni. Professore, qui ci sono degli epigoni. E gli epigoni che sfiatano, perché tu sfiati, di la verità. I fagioli stasera ci hanno rovinato. Professore, stasera si canta a bocca chiusa. Perché stasera i fagioli? Ma sai, il fagiolo è sempre d'uopo. E quindi? Sì. Si chiama d'uopo. Mica prima. Professore, che studiavi di questa canzone? Che studiavi? Stavamo studiando le categorie antropologiche particolarmente affezionate a questo consumo mediale, a questo testo. E quindi stavamo tirando una lista che vorrei completare con voi. E certo, perché il principio è lo stesso del Pulcino Pio, no? Noi abbiamo individuato con il Centro Studi Antropologie del Quotidiano queste categorie. Dici: piastare, sciampiste, zingare, minorenni disidratate con camionari e benzinai con l'apparato riproduttivo sporco? Certo. E un caprietta a 5 cosce. Ci sono tutti quanti che i canielli che li fanno. Ma allora ci saranno anche i delinquenti coi formaggi e i tatuaggi che fanno appaggi. Vabbè, così che... Un saluto a Gianfranco Marziano, e a tutti i marocchini. Io so che tu fai il manager di Gianfranco. E che oggi una volta le mode sono i meccanismi
di ostentazione e un'azione, oggi invece sono i diversi singoli praticamente. Eh certo, oggi si deve far passare il pacchiano per bello e la cultura come totalmente inutile, è vero? Ma forse non è che si deve, è la verità, forse. È una cultura catodica. L'unica cosa che posso dirvi, diciamo, alla vicina della fine del mondo è che forse è così. Siamo a meno 24 dalla fine del mondo. Lei che farà prima della fine del mondo? Mangerà il sushi? No, per scelta stavo a Milano, cercherò di stare qua. Di fare una morte nordica. Sì, affogato nel panettone. Perché ora può fumare, dopo il che ti professore, noi ci siamo organizzati, noi andremo a morire insieme a Fedrillo Federico, detto stasera abbiamo avuto stasera il piacere di averlo ospite, ci ha onorato della sua presenza e ci ha invitato alla sua festa 21-12-12 a Finromun si chiama. Sì, perché ha appurato, lui è venuto di persona e ha appurato che è vero che il Bodeghier non si chiama, perché non si chiama, però ci sono molte probabilità. Lei che ne pensa? Ma io penso che se non chiavi al Bivio Pratole non ci capisce anche, diciamo. Ah, anche lei frequenta Bivio Pratole? Cioè, io sono avuto questi passi. Sì. Se la persona fosse una dimensione geografica, sì, perché poi alla fine, sì, ma quelli poi sono fenomeni antropologici legati a certe particolari zone. A Milano c'era Corso Buenos Aires un tempo, vero? Scusami? Dico, a Milano questi fenomeni antropologici, la prostituzione, erano legati sempre a territori. A Milano c'era Corso Buenos Aires con i viados. La prostituzione in sé non esiste, quello che mi fa paura è lo sfruttamento. State buoni! Alza! State buoni! Però è indisciplinata, cosa è da capire ormai! Sono indisciplinati! Va bene! Scusa, Davide! Allora, professore, qui c'è un grande tenore, un tenore di vita, che voleva salutarla con un inno alla vita, perché lui è un tenore di vita, fa un inno alla vita. Un attimo, glielo faccio sentire. Sempre sia leccato. Ma cosa? La brogna. No, di più. Un sticchio. Ancora di più. Un sorcio cammellino. Appagami. La ciccia pelosa. Stupiscimi. La pucchiacca. Professore, e con la pucchiacca vi salutiamo, è stato un piacere. Ciao ragazzi, mi raccomando. Ciao. Salutiamo Alex Giornano, docente di etnografia, antropologia culturale. Che sei docente, prima di andartene? Ah, ho capito. Cotolette e ossobuco alla milanese. Mi raccomando. Grazie. Ciao prof. Zen. Qui ci salutano, ci lasciano tutti. Vai. Ma comunque. E Marcello. Avete rotto la catena? No, sì, il collegamento. Avete interrotto la seduta? La seduta? Sì, critica. Tu stai buono là, non ti muovere perché sennò ci fai alzare tutti. Stasera passa e fagioli con la U, perché se non sono con la U non sono buoni. Certo, con la U sicuramente, è chiaro. Senza U sono buoni. Con Raù. Passa e fagioli con Raù. Correu. Tu ti sei mangiato pasta e fagioli col pandoro, t'ho visto. Sì. E ti è piaciuto? Una bella esperienza, devo dire la verità. Natalizia è. Scusami. Natalizia è scorreggiativa. Cioè tutte e due le cose assieme. Tutte e due, entrambe. Quindi tu prima mangi e poi. E poi pomodoro. No, pomodoro. Pomodoro. A pomodoro.
Comunque, bellissima pasta e fagioli, tutti sono rimasti contentissimi. Abbiamo fatto una parte, tu hai preparato una parte con acciughe e un'altra senza acciughe, perché tu la pasta e il fagioli metti le acciughe. Ma perché questo pesce? Non lo so, me lo sono ritrovato così. L'ho inserito. Perché questo pesce? Se uno si ritrova il pesce, se lo ritrova. Dora, perché questo pesce? Ma sai perché, a mio avviso, il pesce sta bene dappertutto. Ma se lo dici tu. Tony? Io do un consiglio a tutti gli avventori del Bodeghero: se vi cade una monetina a terra, non raccoglietela. È un invito all'economia? Alla prudenza, sì. Direi alla prudenza. Comunque, prossimamente qui al Bodeghero, vampiri e vampiriana. Perché vampiri e vampiriana? Perché che fa il vampiro? Succhia il sangue. E tu sei d'accordo? Concentrandoci sul predicato, succhia. Succhia. Lei è d'accordo? Pomodoro. Lei è d'accordo? Ma io sono una vampire. Ah, lei è una vampira? Sì, perché ogni volta che mi vedo mi stai, ma guarda che è la vampire là. Ah, ho capito. Quindi non è, lei è una vampire, non è quella, non è quella che succhia. Ma sì o no? Lei succhia o no? Signora Dora? Va bene. Allora prossimamente vampiriana. Ci scuserà il suo autore Antonio Daniele se scherziamo così con queste succhiatrici. Infatti vedi la posizione. Di sangue. La posizione, perché non ci dimentichiamo, noi abbiamo due sfinteri, uno su e uno giù, e poi gli utilizzi sono differenti. Si spera che lo siano, insomma. Si spera, certi li nei casi ottimi così. Sono differenti. Va bene. Vi salutiamo. Appuntamento a quando? A quando sarà? L'appuntamento? Ma mettiamo l'appuntamento di Gianfranco Marziano. Mettiamola. E salutiamo tuo cugino, quello là di Pagani. Chi è questo? Quel cugino di Pagani. Tu hai un cugino di Pagani. Io ho scoperto che è un tuo parente. Io manco lo conosco. Possibile? Ma sta di questo. Vediamo. Ciao. Quale mi sarebbe fruto un video che sarei in mare? Quale mi sarebbe?